Radio Radicale, siamo con l'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia, membro della Commissione Difesa, per parlare della polemica sulla cena con il generale Vannacci, organizzata con il CRAL del comune di Torino, che poi è stata annullata. Insomma, il generale Vannacci ci fa sempre parlare. Questa situazione, che cosa, questo caso, che cosa evidenzia secondo Ma lei? evidenzia il fatto che il generale Vannacci in questo momento, mi permetto di dare un giudizio evidentemente, del quale mi assumo tutta la responsabilità, sta assumendo degli atteggiamenti che poco hanno a che fare con un generale di divisione. Nel momento in cui farà altre scelte, ammesso che voglia fare altre scelte, io credo che sarà libero di atteggiarsi come meglio crede, finché un generale di divisione dell'esercito italiano, io credo che magari comportarsi in maniera diversa sarebbe più consono. Il CRAL di Torino. Vabbè, il CRAL di Torino fa quel che crede, non credo che da questa cena ne potesse avere particolare lustro. Comunque anche qui è una scelta, siamo in un paese libero, ognuno fa quello che vuol fare, poi mi risulta che la cena sia andata un pochino buca e credo che questo sia un fatto sicuramente positivo. Era opportuno farla dopo quello che è successo in merito alla promozione e ai riflettori puntati sul suo caso dalla magistratura militare? No, non era opportuno farla, ma a questo punto non mi stupisco più di niente. Io credo che il generale Vannacci, se tornasse a fare il generale, forse lo potrebbe fare molto meglio rispetto agli atteggiamenti che sta assumendo in questo momento. Certo, che l'abbia fatto durante un mese di licenza. E vabbè, se la Anche quello è un altro io credo lavoro, no? che la licenza, ognuno è libero di spendersela come crede, la licenza o le vacanze o le ferie, non so di cosa stiamo parlando precisamente, però anche lì forse c'era modo di fare delle ferie diverse, anche perché siamo in un periodo natalizio, magari pensare alle questioni del Natale, così anche per stare più sereno potrebbe essere stato un fatto più positivo. Secondo lei questa potrebbe essere la conferma che il generale Vannacci si può chiedere l'aspettativa? No, io credo che il generale Vannacci non lo so cosa vorrà fare e non voglio fare neanche delle previsioni. Qui su questo evidentemente sono solo ipotesi e quindi è lui che sta facendo delle scelte, vedremo. I tempi maturano molto velocemente quando le farà. Certamente, ecco, una cosa la posso dire, questo lo dico tranquillamente, non sono particolarmente appassionato al futuro del generale Vannacci. Bene, la ringrazio, grazie a Roberto Bagnasco. Quindi se la invita a cena un'altra volta, cioè se la invita a cena una volta, lei non ci va. Beh, Se non la fa pagare. no, vabbè, posso anche pagarla, però una cena magari personale per andare a capire alcune situazioni, magari volentieri, ci mancherebbe altro. Qualcosa che possa essere strumentalizzata all'esterno, certamente no. Gliela offre lei. Lo posso offrire anch'io, Grazie. anche se sono genovese. Grazie all'onorevole Bagnasco.